Tele Due Ruote, qui era la casa del passeggero, il Cobianchi, dove fare un bagno, una barba, una manicure, barbiere, manicure, pedicure, toilette, bagno, romano, massaggi. Fellini vi fa una sosta nel suo film intervista, ricordando se stesso, lì è Termini, le terme di Diocleziano, ricordando se stesso quando lo frequentava appena giunto a Roma. E il suo aiuto regista gli dice: ma Federico, qua non c'è sta più nessuno, ci stanno solo congolesi. Il mattino intorno a Termini, il tardo albeggiare, il monumento ai caduti di Dogali, laggiù a perdita d'occhio piazza Esedra con la sua fontana di Mario Rutelli. Palazzo Massimo con il museo della scultura romana. Tanfo di urina lasciata nottetempo davanti a quei banchi. Gambrinus, il chiosco davanti al quale, eccolo, Pasolini ebbe modo di incontrare Giuseppe Pelosi, Pino, la sera del 1° novembre, e laggiù Termini. E ancora la statua a Tabacci, al democristiano Tabacci, realizzata dallo scultore Oliviero Rainaldi, è lì collocata. Nessuno come Tabacci, ecco di nuovo il Gambrinus. Nessuno come il Tabacci può vantare, da politico, diciamo, contemporaneo, un simile omaggio. Eccola la scultura al politico Tabacci. Controluce. Ecco. Tabacci sul cielo di Roma. Tele Due Ruote. E adesso mi avvio che mi aspetta il treno per Milano.